Ma cosa? 13.000 di combattimento? What the fuck? Bella a tutti ragazzi, sono il vostro Dominic94. Allora, nuovo video, siamo carichi ragazzi. Molti di voi hanno già visto la copertina su Instagram che avevo caricato in anticipo al pomeriggio per dirvi più o meno quando uscirà il video e anche la tematica. Perfetto, se volete sapere anche voi in anticipo cosa caricherò, quando lo caricherò e come lo caricherò, eccetera, iscrivetevi al mio Instagram che trovate appunto il link in descrizione. Detto questo ragazzi, il titolo come sapete, come avete letto, è come diventare immortali e come essere immortali, come ottenere l'immortalità. Interpretatelo come volete, ora però vi farò vedere la pratica. Praticamente allora ragazzi, un po' di tempo fa, fino alla prima di questa patch qua, prima della patch 8.10, hanno fatto la patch 8.0, dove praticamente c'è stato un casino di bug. Tra questi, se andavate sull'equipaggiamento eroe e usavate la classe ninja, al posto del vantaggio squadra di Mac voi mettevate il come si chiamava? Il vantaggio squadra, aspetta che ve lo leggo così non dico una fesseria. Pugno 1-2, leggete, per ogni eroe con 1 più stelle. Praticamente il tuo prossimo attacco pesante dopo aver utilizzato un'abilità costa il 20% di energia in meno. Cosa significa? Se tu utilizzi l'attacco pesante con un'arma, spendevi invece, un esempio, se costava 100, spendevi il 20 in meno, quindi 80. Questa cosa, ragazzi, prima della di questo aggiornamento che è stato un paio di giorni fa, era buggata. Per quale motivo? Perché praticamente bastava che voi, questa cosa qua succedeva che, allora ve la spiego meglio. Praticamente per ogni ninja che avevate in squadra, nella squadra supporto, veniva applicato un 20% cada uno. Quindi se avevate 5 ninja, praticamente costava 0, ragazzi. E voi praticamente lanciavate un'abilità, per esempio fumogeno, e subito dopo attivate l'attacco pesante, specialmente di questa spada che vi dico subito, la lama spettrale. Cosa succedeva? Pagavate il primo diciamo attacco pesante, ovvero un esempio 20. Dopodiché potevate spammare all'infinito senza avere nessun costo di attivazione. Questa è una cosa pazzesca, perché comunque sia vi permetteva comunque di tirare, di trasportarvi da una parte all'altra, difficilmente essendo colpiti da dei bersagli. Questa cosa l'hanno sistemata e appunto sono un po' rimasto di stucco, perché non avevo capito se era un bug o se appunto faceva parte della descrizione di pugno 1-2, perché parliamoci chiaro, la Epic è brava quando volete, però a spiegare un attimo certe cose bisogna capirle e un po' interpretarle a modo proprio. Comunque sia, io ho cercato, ci sono un po' rimasto male una volta che ho notato questo bug, perché non pensavo appunto che era un bug, quindi ho provato un attimo a Ho provato un attimo a leggere un attimo le combinazioni, queste cose qua, i vantaggi squadra, per vedere se era possibile ripetere, comunque sia, rispecchiare questa abilità, questo bug, in un vero e proprio, diciamo, in una vera e propria build. E la build che ho creato è stata questa. Allora, innanzitutto, per fare questa cosa qua, bisogna comunque sia. La storia è nata. Allora, pugno 1-2 permetteva di risparmiare il costo di energia di attivazione. Bene, allora come bisogna fare per sostituire questo bug? Bisogna cercare di spendere il meno possibile e recuperare più energia possibile. Cosa vuol dire questa cosa? Ve la spiego meglio. Praticamente andiamo a leggere innanzitutto Destino Forgiato. Destino Forgiato, ragazzi, è una ninja che praticamente, se non erro, si otteneva, non vorrei sparare una cavolata perché io magari me la sono trovata la registro accolta facendo missioni, quindi non potrei, cioè magari vi dico una cavolata. Comunque, se non erro, si otteneva dagli incarichi, si ottiene dagli incarichi eroe. Se andate su vantaggi squadra, andate a leggere che praticamente il suo vantaggio comandante si chiama Spadaccino, ovvero se lo utilizzate come eroe primario, questa eroina aumenta l'efficienza, ovvero risparmiate sugli attacchi pesanti del 200%, quindi tanta roba, ragazze. Cioè, andate a spendere quasi nulla. Come vantaggio squadra, ragazzi, io ci ho messo questo Dim Mac. Cosa succede? Dim Mac, allora, tanti, ci sono due o tre tipi di combinazioni come vantaggio squadra. C'è chi utilizza Dim Mac, c'è invece chi utilizza il Mantide Volante, che praticamente puoi fare tre salti aggiuntivi, ci può stare, divertente. E c'è invece chi utilizza Ombra Infinita. Secondo me, per questo tipo di build, ragazzi, che praticamente vi permetterà di rendervi immortali o quasi immortali, è questione comunque di prenderci la mano e capire un attimo i punti deboli di ciascuno di noi giocatore. Di Mac cosa succede? Per ogni ninja che voi avete in squadra, quando siete in tecnica ombra, rigenerate il 2,7% di scudo al secondo. Ora vi prendo la calcolatrice, ragazzi, un secondo.
Per non sparare una boiata, ok. Io ho in questo caso 1, 2, 3, 4 ninja squadra. 2,7 per 4 dovrebbe fare 10,8. Andiamo a controllare. 2,7 per 4 fa 10,8. Questo significa che quando voi siete in tecnica ombra, cosa vuol dire tecnica ombra? Ammazzate un abietto con una spada, entrate in tecnica ombra dove siete più resistenti ai danni, dove fate più danno, eccetera, eccetera. Quando siete in questa modalità qua, ogni secondo, in questo caso che ho 4 eroi ninja, io recupero ogni secondo quasi l'11% dello scudo. Vuol dire che per fullarmi di tutto lo scudo, ragazzi, io ci metto più o meno 8 secondi e mezzo. In 8 secondi e mezzo io sono full scudo. E avendo un'abilità giusta, essendo comunque un po' bravi a schivare gli attacchi, voi praticamente sareste sempre, sempre full vita. Ok, come squadra di supporto che ci ho messo? Allora, io ho cercato di fare un abbinamento, ragazzi. Innanzitutto, questo eroe, dico una promessa, questo eroe non è adatto in tutte, per quanto sia una build eccezionale, perfetta, non è adatto in tutte le missioni. Perché giustamente, perché voi potete spammare l'attacco pesante all'infinito, dovrete avere un'enormità di abietti nei dintorni. Questo cosa significa? Se siete in una categoria 4, per esempio, che avete 4 Atlanti da difendere, è un po' scomodo perché giustamente il tempo che andate da A a B, cioè non passa troppo tempo e non potete spammare all'infinito questa tecnica, che dopo vedrete. Quindi io la consiglio tantissimo, soprattutto negli accampamenti, e mi sto facendo un'idea anche di utilizzarla magari per fare le difese scudo, ragazzi, perché le difese scudo vi arrivano minuti su minuti, numeri su numeri di abietti. Quindi secondo me queste sono le due missioni per eccellenza, che poi ce ne siano altre, non lo so perché l'ho provata solo sugli accampamenti, appunto per fare il video. Comunque ci andiamo avanti. Allora, squadra supporto cosa ci ho messo? Colpi corrosivi. I colpi critici con armi da mischia, quando praticamente fate critico con le armi da mischia, in questo caso la spada userò io, appl viene applicato il 30% di danno da tormento e viene provocato il 37% di danno in base dell'arma ogni secondo per 3 secondi. Quindi molto molto buona come abilità. Lama leggendaria, quando siamo in tecnica ombra, ragazzi, viene incrementato del 25% il danno delle spade. Lezioni di anatomia, praticamente il livello critico, la probabilità di critico delle spade e asce falci, in questo caso la spada che andate a utilizzare, è incrementato del 15%. Allora, queste qua sono le tre build base che io utilizzo. Poi, in base al tipo di missione, le ultime due si possono intercambiare. Questo cosa significa? Allora, siccome io ho fatto la missione in solo, ragazzi, ho cercato di combinare attacco insieme al recupero dell'energia, insieme al recupero della vita. Perché giustamente sono in solo e sono io contro un'enormità di abietti. Quindi ci ho messo un survivalista che quando ammazzo degli abietti vengo curato 39 punti base per 3 secondi. Ogni volta che faccio le kill, questo si azzera. E per finire, questo qua comunque lo lascio fisso in qualsiasi build, che ogni volta che io elimino degli abietti con un'arma da mischia, in questo caso sempre, mi ridanno indietro 7,5 di energia, che è tanta roba, ragazzi. Se avete tanti abietti vicini, avete per esempio 10 di stamina e ammazzate 10 abietti con colpo, avete subito 75 di energia, quindi vi fullate quasi immediatamente. Se invece avete una missione che è, vi spiego uno spirito alternativa, se avete una missione dove magari è elemento natura, quindi che la stamina vi va sempre prosciugando, 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 io andrei piuttosto a togliere il survivalista, che magari è un po' meno utile, e andrei a metterci piuttosto questo soldato qua, che praticamente ogni volta che voi ammazzate un abietto vi ridanno 6 di energia per 3 secondi. Quindi comunque sia, siccome l'elemento natura è conosciuto perché vi prosciuga a manetta comunque, ragazzi, l'energia, secondo me mettere doppia ricarica della stamina sarebbe la cosa più opportuna. Poi, se invece siete per esempio in accampamenti che non le fate in solo ma le fate con i vostri compagni o le fate in pubblica, io direi che basta soltanto una carica rapida, perché comunque sia tempo che magari ammazzate un paio di abietti voi, tempo che le ammazzano loro, la vostra stamina si recupera, e invece di mettere survivalista, andiamo un attimo su ninja,
Io vi consiglio di mettere assassinio, che praticamente ogni volta che voi infliggete danno con un'arma da missile, in questo caso la spada, ottenete una carica d'assassinio. Questa carica d'assassinio vi incrementa i danni della vostra arma, in questo caso di nuovo la spada, del 4,5%. L'assassinio dura 5 secondi, quindi comunque se 5 secondi, bam, siete tornato 5 secondi e via, quindi si può ripetere all'infinito, e potete accumularlo fino a un massimo di 5. Quindi 5 per 4 ottenete il 20, boh, 20, 22,5% di danno in più da spada, che comunque ragazzi non è male. Queste sono le tre alternative che io consiglio per questa build. Le missioni ve le ho dette, secondo me è questa build qua perfetta appunto per gli accampamenti e per le case base. Poi, se qualcuno di voi l'ha provata magari in situazioni differenti, o se vuole provarla in situazioni differenti, sono lieto di ricevere un vostro messaggio appunto qua nei commenti. Comunque sì, ragazzi, andiamo a vedere che spada andiamo a utilizzare. Ve l'ho anticipato subito, ancora dall'inizio del video. Allora, ragazzi, questa è la spada più buggata di tutto il gioco. Con questa lama spettrale ho visto tante combinazioni. Appunto, il bug è quello che vi dicevo prima. Ho visto che si poteva volare e addirittura possiamo fare. Questa è l'unica spada che comunque ha questo tipo di attacco speciale che vi permette di passare, di teletrasportarvi di un paio di caselline all'istante. L'unica spada è la lama spettrale, ragazzi. E così è come l'ho percata io per utilizzarla con questa ninja. Ci ho messo un livello critico che appunto mi fa portare la probabilità di colpo critico al 50 e oltre per cento, quindi ho molta probabilità di fare critico 1 su 2. Dopodiché ci ho messo corazza. La corazza cos'è? Praticamente quando io percepisco un colpo, ho questa specie di scudo di corazza, appunto. Ho una specie di scudo che mi protegge dai danni. Quindi il nostro ninja serve più resistenza ai danni. Poi, vabbè, l'ho fatta in energia, che comunque così posso. Chiunque mi capita davanti a tiro gli faccio danno. E ho puntato sul danno critico. Poi, vabbè, danni messaggi rallentati intrappolati aumentati al 45%. Questa è come l'ho percata. Vediamo se è possibile un attimo al volo fare un altro tipo di build. No, la build che mi avevo immaginata non è possibile farla, non ve la dico nemmeno, quindi vi lascio un attimo nel dubbio. Efficienza con il tipo pesante non è indispensabile, perché voi vedete nel video, ragazzi, recupererete talmente velocemente la stamina che risparmiare non ve ne fregherà niente. Comunque sia, il video è finito, ragazzi. Vi anticipo subito che per pura sfiga, giustamente gli abietti in solo fate fatica sempre ad ammazzarli, ammazzarli, ammazzarli. Poi mi è capitata la missione che vi faccio vedere subito, che sta appunto nel deserto, se non sbaglio. Quindi il deserto come mappazione, diciamo come mappa, è un po' brutta, cioè, è un po' una palla. Lasciatemi passare il termine, perché magari c'avete, che ne so, c'avete la montagnetta, quindi alcuni abiti sono sopra, alcuni sono sotto, quindi il tempo che ammazzi quelli sopra, poi dietro un casino. Se era in città, ma l'avrei fatta più tranquillamente, l'avrei completata, l'avrei portata pure a termine. Comunque sia, è una bella partita, ragazzi, e vedrete che non sono morto nemmeno una volta, arrivando fino all'ultimo accampamento. Niente, allora, i gadget che ho utilizzato. Allora, siccome ho giocato in solo, ragazzi, i gadget che ho utilizzato con questa ninja sono questi. Allora, senza più dubbio le torrette, anche se le hanno, diciamo, nerfate un po', un bel po', ho messo le torrette, comunque fanno un po' di danno nel caso sei in difficoltà. Come gadget ho messo la botta adrenalina. Allora, se siete veramente mortali, se è veramente così, e vedrete nel video che è così, botta adrenalina io andrei a sostituirla piuttosto col campo lento. Ma siccome negli accampamenti non sai, sono random, se è quello che ti arriva comunque è natura una rottura di scatole, specialmente se sei in solo, perché giustamente sei in mezzo alla mischia, non sai dove nascondersi, eccetera, un po' di botta adrenalina potrebbe essermi utile. Se invece andrei a rifare questa missione col gruppo, botta adrenalina non la metterei manco se mi pagassero. Comunque sia, ho parlato fin troppo, gustatevi il video. Ok, eccoci qua al nostro bel fight. Come potete vedere mi sto teletrasportando a destra manco. Praticamente, ragazzi, dovete semplicemente spammare l'attacco pesante. Tutto qui. Voi lo spammate, potete stare in mischia quanto volete, giustamente dovete stare attenti agli occhi belli, che sono, diciamo, quelli più fastidiosi. Comunque sia, hanno trovato alcuni accampamenti. Io li ho posti tutti quanti i accampamenti, alcuni però metterò la velocità aumentata, perché mi sono reso conto che ho parlato tantissimo la parte iniziale. Vi chiedo scusa, il prossimo video cercherò di farlo più breve, e anzi vi spoilerò già. Allora, nei prossimi appuntamenti cercherò di portare un paio di build, ragazzi, e se riesco entro sto weekend, massimo settimana prossima, porterò come essere anche abbastanza immortali o immortali, perché devo ancora provarlo. Mi sono praticamente immaginato questa specie di build sul costruttore e su altri eroi. Il prossimo eroe che cercherò di fare un
una build simile, sarà il costruttore, appunto, ragazzi. Quindi, se siete nuovi iscritti e volete vedere build del genere, cose nuove, iscrivetevi e attivate la campanellina. Praticamente vedete, guardate la stamina come va aumentando, ragazzi. Scende, ricarica, scende, ricarica. Guardate lo scudo. Scende, si sta ricaricando secondo per secondo. Pam pam. Giustamente questi qua sono come accampamenti, quindi sono più easy. Quelli più fastidiosi comunque trovate anche da un po' di difficoltà, comunque li trovate. Sono stati magari quelli bonus. Più che altro non tanto gli abbietti piccoli, gli unici fastidiosi sono quelli con lo scudo, ma con qualche secondo in più te li fai fuori. I più fastidiosi, ragazzi, sono qualsiasi piccoletto, qualsiasi abbietto di tipo natura, è una vera rottura di scatole, specialmente i pistoleri, che magari tu finché si mischia e non ti fermi e continui a spammare, non è un problema. Perché comunque sia ti teletrasporti, non ti prendono. Appena ti becca il pistolero, che lui ti becca se sei al mare, se sei in spiaggia, se ti teletrasporti, in qualsiasi circostanza il pistolero ti becca. Quindi là già stamina che scende. E no, ho detto che inizia a buildare. Guardate gli occhi belli, per ora iniziano a shottarti. Poi avete la vita per curarvi, ragazzi. Ok, qua devo ripararmi perché mi sono appena accorto che mi è finita la spada spettrale. Fortuna che ne avevo costruita già un'altra. Pensavo me la mettessi in automatico, invece no, mi metto la tempesta. Moddata poi. Ok. Dov'è l'ultimo? No, non era lui. No, l'ultimo è un corno, c'è un'altra wave. Comunque vedete, dopo un po', ragazzi, come build, secondo me è stratosferica, è una cosa pazzesca. Cioè, supera anche i combattimenti che riuscivi a fare col vecchio recuperatore. Comunque sia, al di là di questo, cioè, è un po' pesante farla di continuo sta build, perché fidatevi che provatela. Poi lasciate un commento e ditemi se anche per voi inizia a girarvi la testa. Farvi 15-20 minuti così a girare, cioè che non capite niente. Dovete semplicemente ascoltare un attimo, ascoltare il vostro udito, sentire da dove vi attaccano, ma fidatevi che è un bel casino.
Mamma mia, che casino che sta succedendo qua. Occhi belli dappertutto. Ok, immagino che questa velocità aumentata vi dia un po' problemi, un po' problemi alla vista, ragazzi. E oggi sono più balbo del solito. Ok, l'ultimo accampamento ve lo lascio gustare, ve lo metto a velocità normale. Lasciate un commento, ragazzi, anche delle critiche, sono ben accette, mi raccomando. Non semplicemente entrate, scappate, ma lasciate un commento, perché comunque sia che vi sia piaciuto o non vi sia piaciuto, ogni vostro giudizio è fonte di crescita per me. Purtroppo avete visto comunque se guardate da clip a clip, da spezzettone a spezzettone, che una volta che finivo l'altro, iniziavo l'altro, passavano almeno 30 secondi. Questo perché comunque si erano tutti lontanissimo, ho avuto una sfiga, ma grande. Quindi non sono riuscito a finire l'ultimo accampamento, ma con l'ultima wave, solo per questo. Tra un accampamento e l'altro in totale, visto che sono quanti? 5 più i 4 bonus, 9. Ci avrò messo almeno 30 secondi dall'uno all'altro per andarci dietro, quindi 5 minuti li ho persi così. Poi sta spada comunque non fa tanto danno, eh. Cioè, è mia impressione, ma non è spettacolare. Cioè, se devi beccare gli occhi belli non è spettacolare. Però per il resto, se ci fossero solo wave di piccoletti, tanta, tanta, tanta roba. Guardate, pam, pam. Non è un bug, ragazze. Può essere che sicuramente questo ninja, conoscendo l'Epic, può essere che magari lo nerfino dopo, eh. Non so che problemi ci hanno. Ok raga. Uno. Finish. Oh no, gli ultimi. Dai che li facciamo fuori. Dai che li facciamo fuori. È finita. Vittoria. Come vedete all'inizio, 13 passo di combattimento, ragazzi, in solo. Solo con questo ninja. E chi ci avrebbe mai creduto? Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo e ci vediamo tra poco che ci sarà una bella live.